Ma vanno molto bene, gommano. E no, la moto si comporta molto bene. Adesso poi abbiamo fatto qualche aggiustamento con gli uomini di Aprilia e... Parole sante. Allora, siamo qui a Vallelunga per provare la nuova Metzler TD. La sigla dice tutto. Track Day. È una gomma slick, come potete vedere, ma è una gomma slick particolare, perché il must delle gomme slick è che vanno riscaldate prima di entrare in pista, e poi fra una fermata e l'altra bisogna metterle sotto termocoperte perché sono molto sensibili agli shock termici. Questa invece non soffre di questo problema, spiegacela un po'. Sì, esattamente, questo pneumatico, essendo rivolto proprio agli amanti dei track day, quindi chi non lo fa per professionismo ma per divertimento, vuole proprio aiutare l'utente nella una procedura, diciamo, plug and play. Quindi arrivo in pista e anche senza termocoperte, grazie all'utilizzo di mescole apposite, entrare direttamente in pista riscaldando la mescola in un paio di giri. Senti, come si è riusciti ovviamente a avere questa particolarità, no? Perché la slick è, proprio per antonomasia, è la gomma difficile da mandare in temperatura. Che tipo di lavoro è stato fatto? Noi sappiamo che c'è tutto il team di Salvo Pennisi giù a Pergusa che lavora. Come si arriva a una gomma così specifica, e poi soprattutto perché Metzler l'ha fatta? Allora, l'esperienza di Metzler sicuramente in tutto quello che è il road racing, che prevede gare su strade normali, quindi magari anche con asfalti imperfetti e soprattutto con temperature che cambiano all'interno della stessa gara, ha permesso di fare ricerca su tutti quelli che sono i cosiddetti polimeri che hanno un basso punto di transizione vetrosa in gergo tecnico, quindi che rimangono con le proprietà del pneumatico, agevolando la performance anche a temperature più basse. E questo consente di usarle innanzitutto sia in giornate calde, giornate più fresche, e su asfalti più o meno rugosi, ma anche il fatto che vada subito in temperatura anche a temperature più basse, quindi inizia a lavorare anche a temperature più basse, e di conseguenza la possiamo mandare in temperatura non solo con le termocoperte ma anche con il semplice utilizzo. Questo crediamo sia molto importante per chi frequenta i track day, principalmente perché comprando un pneumatico duraturo, quindi che può durare anche 3-4 giornate in pista, magari facciamo una pistata a maggio, una a giugno, una a luglio e magari una ad agosto, quindi con lo stesso pneumatico mettendolo in garage riusciamo ad affrontare diverse giornate con diverse temperature e magari diversi asfalti se andiamo a frequentare diverse piste. E c'è anche un'altra particolarità di cui ancora non abbiamo parlato. Ovviamente qui siamo a Vallelunga, maggior parte di curve sono sulla destra, quindi il pneumatico si consuma di più sulla destra. Questo lo possiamo usare girandolo. Esattamente, per estendere ancora di più la durata di questo pneumatico, specialmente per magari gli amatori che girano sempre nel circuito vicino casa, no? E quindi tendono a consumare magari il pneumatico in modo asimmetrico perché è un circuito che magari ha più curva a destra o a sinistra, possono estendere ancora di più la durata del pneumatico girando il verso di rotazione nelle ultime fasi di vita del pneumatico, quindi estendendo ancora un po' di più la vita utile del pneumatico nel caso in cui sia più consumato su un lato. Senti Manu, dici qualcosa sul comportamento di queste nuove Metzler Track Day? Ma vanno molto bene, gommano,
E no, la moto si comporta molto bene. Adesso poi abbiamo fatto qualche aggiustamento con gli uomini di Aprilia e diciamo che è ulteriormente migliorato il comportamento della moto e grip ce n'è tanto. E secondo me veramente è una super gomma, perché la metti dove vuoi, non fa scherzi particolari, e chiedi qualcosina in più e la moto risponde correttamente, non mi ha mai dato un mezzo sintomo di partire. Quindi al momento, per come stiamo girando, che comunque non è niente male, direi che, essendo una gomma poi destinata, no, quel tipo di clientela, penso sia perfetta. Non abbiamo detto una cosa: queste sono pneumatici track day e quindi le misure sono quelle delle moto stradali. Quindi in che misura è disponibile il TD? Esatto, il Restricted Slick, oltre al classico 120-70-17 anteriore, è disponibile nelle misure posteriori del 180-55, 190-55 e 255. Quindi le misure del pneumatico che si trovano standard, quindi sul libretto delle moto supersportive, e questo consente veramente un cosiddetto plug and play. Quindi arrivo in pista, cambio i pneumatici, magari anche una moto con la targa e le frecce, insomma una moto stradale, e posso già partire senza bisogno di setup, cosa che invece non avviene quando per esempio usiamo il 190-60, il 260, che invece necessita sempre di un aggiustamento di settaggio. Un'altra cosa ancora dovevamo dire: ok, a me piace girare nei track day, ma a cosa abbiamo detto quello che si guadagna, a cosa si rinuncia in termini di prestazione? Perché l'abbiamo poi fatta provare al nostro tester Giancarlo Tiritico, ma anche a Manuel Poggiali, che ha due mondiali, e Manuel ha detto che sinceramente la differenza con uno slick tradizionale, anche Mezzer, è molto piccola. Quanto? Allora, diciamo che per un amatore o anche un amatore veloce sicuramente la differenza è quasi nulla, nel senso che anche un amatore veloce, utilizzando mescole del Racetech Slick come ad esempio la K1 o addirittura la K0, ha tantissimo extra grip, quindi non usa assolutamente neanche una percentuale minima del grip che il pneumatico può offrire. Questo però può essere a volte sia un pregio sia un difetto, nel senso che per esempio utilizzando questi pneumatici qui, se un amatore imposta male una curva, magari spalanca il gas all'uscita di una curva, è chiaro che magari può raggiungere vicino al limite di grip del posteriore, magari nella curva più impegnativa del circuito, e quindi si accorge anche di quelle curve magari dove commette qualche errore. Comunque questa è una sensazione che anche un amatore veloce può sentire magari nella singola curva più impegnativa del circuito per il pneumatico, mentre sostanzialmente in tutte le altre quasi non sente differenza. Abbiamo spiegato quelle che sono le caratteristiche di questo pneumatico particolare per i track day, no? Adesso l'amatore ovviamente ha una mano sul cuore e l'altra sul portafoglio, perché naturalmente non si deve girare in strada perché è troppo pericoloso, è meglio la pista, ma la pista costa. Ecco, con un tipo di gomma come questo, quante giornate si possono fare? Perché così praticamente uno spalma il costo della copertura magari per 2, 3, forse addirittura 4 track day? Sì, sì, esattamente. Un amatore veloce riesce comodamente con un posteriore a fare 3-4 giornate, di conseguenza anche da un punto di vista economico probabilmente l'aspetto mentale di andare a ricercare una mescola super performante non compensa invece il fatto che spendendo per un solo treno si riesca a coprire tutta la stagione, magari per chi fa solo 3-4 giornate in pista, e ci si riesca comunque a divertire alla grande. Allora, siamo qui con Giancarlo Tiritico, che io non lo definirei un pilota amatore, ma un ex pilota che gira dagli anni 70, quindi si vede dai capelli quelli che sono rimasti bianchi, ma è uno dei bei manici di Vallelunga. Oggi ha girato con l'RSV4 equipaggiata con i Metzler TD Track Day. Giancarlo ha una grande esperienza con tutti i tipi di moto e anche con tutti i tipi di gomme. Oggi hai avuto anche l'opportunità di girare con Manuel Poggiali, quindi vi siete anche molto divertiti. Dammi un po' le tue impressioni su questa gomma, che appunto nasce per quelli che come te
da 20 a 200 anni vogliono ancora divertirsi a girare. È la gomma adatta, sicuramente. Per il track day, la parola stessa appunto l'hanno definita, è una gomma che dà le stesse caratteristiche di una gomma racing un pochino più performante, ma che per l'amatore, appunto per chi fa il track day anche a livello alto, diciamo non ne ha bisogno. Questa fornisce in tutto e per tutto, ma anche a livello di sensazione, quello che può dare una gomma racing in mescola. La differenza è chiaro, ha molta più longevità, non c'è più il problema degli shock termici, ma lasciando stare questo campo tecnico, la sensazione è esattamente identica a una gomma racing che viene usata per un ciclo termico e basta. Io mi sono trovato veramente bene, con Manuel mi sono divertito tantissimo, è stata una giornata fantastica. Forse paga un pochettino la gomma in apertura di gas, in uscita di curva, ma bisogna essere veramente un professionista per metterla alla frusta, per metterla in crisi. Io direi che per l'amatore anche veloce, ma veloce veramente, la gomma è assolutamente e in Metzler linea. Ci dice che con una Metzler TD si riescono a fare anche 3-4 track day. Assolutamente. Quindi dal punto di vista economico per un amatore è un grande vantaggio, è un grande vantaggio.